Salve ragazzi, io sono Bushi, bentornati nel mio canale e anche oggi siamo qua con Rime, la nostra nuova serie, la seconda serie. Sono andato un po' avanti dall'ultima volta, ho voluto continuare a esplorare, a vedere cosa il gioco ci offriva e siamo arrivati qua sopra, non molto lontano da dove ci eravamo lasciati, ma comunque sono andato avanti. Ho preso una chiave nel frattempo che mi servirà ora per non so far cosa. Comunque credo che si infili qua dentro. La forma è la stessa, quindi penso di sì. Vediamo un po'. Ecco, con quadrato la infiliamo dentro. E una è andata. Ne bisogna prendere due. Quindi ne rimane solamente una, che è quella là. Noi veniamo dalla torre rotta che sta là sulla sinistra. Ora vediamo se è possibile andare qua a destra per vedere se c'è qualcosa, per vedere se bisogna fare qualcosa. Allora, ci siamo quasi. Sì, possiamo scendere. Intanto il bambino quasi si uccide. Qua purtroppo come su Shadow of the Colossus. Cazzo, si è rotto il ponte. Merda. Quindi probabilmente bisognerà fare tutto quanto il giro poi per tornare indietro. Quindi scendere. Spero di no, spero ci sia un altro modo, ma probabilmente sarà questo. Comunque stavo dicendo che come in Shadow of the Colossus, se ruota la visuale, noi dovremmo cambiare la posizione del nostro analog, perché se no andremo da tutt'altra parte. Magari anche dove non vogliamo. Saltiamo dalla sporgenza, benissimo. Allora, ecco la nostra volpe, lo spirito volpe che abbaia come un cane. Non si sa ancora perché, ma lo fa. Ok, siamo qua e vediamo cosa bisogna fare prima. Guardiamo intorno se c'è qualcosa magari. 4 di queste statue, mini statue, che se gli urliamo contro si illuminano. Serviranno per aprire la porta. Ne vedo 4, quindi proviamo. 1. Arriverà loro lassù? E però perché non lo fai? Due, va bene. No, perché canti? Canta! No, non va bene. Vediamo se è possibile saltare qua sopra. No. Allora. Ok, uno, due, tre, ci siamo. Forse ce la facciamo subito. Quattro. No, non ce l'abbiamo fatta. Non è semplice, non è semplice. Tu cosa fai? Alzi qua, va benissimo, ma noi... come facciamo? Proviamo così, urliamo, saliamo subito, vediamo cosa succede. Ok, siamo saliti, ce la facciamo, urliamo. Vediamo se magari così ci riusciamo meglio, ma non credo, eh no, no perché sto stronzo canta invece che urlare. Allora, riproviamo, però saltiamo in questo punto che sta davanti a noi. Magari dobbiamo andare qua. Ho paura che di non poter tornare indietro quasi. Allora, triangolo. Si è attivata la bolla. Vediamo. Ah, perfetto. Quindi se noi attiviamo questa bolla che amplifica il nostro suono della voce, il nostro urlo, attiviamo comunque le statue. Però questa come l'attivo? Allora, vediamo se magari da qua... No, questo canta. Tu non devi cantare. Strilla, strilla forte. No, non cantare. Triangolo, ancora, va bene. Attiva quello che sta qua dietro, che alza
quel punto, insomma, ma non questa statua che ci servirà probabilmente per uscire da questo posto. Ah, che stupido, eccolo qua. Bisogna spostare il piedistallo che tiene tutto. Guardiamo, eccoci qua, benissimo. Ci siamo, ci siamo. Bene. Eccoci qua. Ora urliamo, vediamo se attiva tutto quanto. E sì, attiva tutto, benissimo. Sali, corri, sali. Bravo. Bravo, bravo ragazzo, bravissimo, bravissimo. Io intanto mi impappino cercando di parlare magari veloce, chiaro e senza impappinarmi, ma non funziona. Allora, qua sotto non sembra esserci nulla. Allora noi saliamo se c'è possibile. Ok, eccoci qua. Siamo quasi arrivati. Urliamo ancora, attiviamo questa palla più grande. Un nido d'aquila. E la mamma aquila. Allora, quelle tre faccine non si sono illuminate. Per quale motivo non lo so ancora. Quella grande sì. La palla intendo. Questa. Vediamo un po'. Una, due. Si dovrebbero illuminare. Eccoli qua. E siamo a due. Ma la terza. Che cosa fa? Ah, si alza. Quindi se attiviamo anche la terza, si alza tutto quanto. E non so cosa succederà, ma ora lo vedremo. Ho schiacciato delle uova. Se mamma Aquila lo sa, ci fa il culo. Probabilmente. Allora, altre statuette. Magari avvicinando questo piedistallo là, potremmo attivare un ponte che viene verso di noi, anche se mi sembra strano. Infatti, no. Ah, là c'è qualcosa. Ma non penso di poterci arrivare comunque. Pensa, 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 pensa. Attiviamo queste due e va bene. Ma la terza. La terza come facciamo? Qua non c'è niente, no. Possiamo andare giù, ma torneremo solamente indietro. Avviciniamo questo all'altra torre. Ma magari riusciamo ad attivare quella statua. Sì, ci siamo. Dai, era qui. Ah, benissimo. Ok, eccoci qua. Ci siamo riusciti. Abbiamo alzato questa colonna. Si sono rotti anche dei ganci, ho visto. Vedo degli appigli, probabilmente ci serviranno per salire ancora più in alto per arrivare alla finestra che sta più in su, qua alla nostra sinistra. Eccoci qua. Stavamo anche per cadere. Ok, ci siamo. Ora cerchiamo di non ucciderci magari. Teniamo salda la nostra presa. Saliamo anche. Sempre più in alto. Ora. Ok, ci siamo. Siamo arrivati in cima. Per dire, ancora non è proprio la cima, ma quasi. Ci siamo quasi, sì. Ancora non c'è niente qua intorno. Andiamo sopra. No, verso il muro, bravissimo. Più in alto, sempre più in alto. Dai però. Odio questa cosa che se cambia la visuale cambia la posizione dell'analog. L'odio tantissimo. Da qua sopra non possiamo girare la visuale, ma vediamo comunque un po' quello che ci circonda. Urliamo forte. Attivato il primo, attivato il secondo e quindi anche il terzo. Eccolo quasi. Ah, e abbiamo attivato tutte quante insieme.
quelle piccole statue che ci serviranno per far salire il livello dell'acqua e prendere la chiave. Benissimo. È arrivato l'autunno. Bene, è arrivato l'autunno nel gioco. Foglie rosse, foglie di tutti i colori, rosse, gialle. Intanto facciamo ste due. Qualcuno anche marroncina, che non vediamo, ma sono quelli i colori dell'autunno. Allora, scendiamo giù. Tanto non moriamo, visto. Mi è apparso che si è... Sì, che anche il ponte si sia ricreato. Intanto lo spirito che scompare. Ok, noi andiamo qua. È arrivata anche la notte nel frattempo. Ci siamo, ci siamo. Prima di andare avanti, voglio tornare un attimo indietro. Voglio farvi vedere una piccola cosa. Devo solo ritrovare la strada. Mi ci vorrà un attimo, ma credo sia questa. Sia questa. Come vedrete tra poco, siamo andati poco avanti. E ho scoperto una cosa. Ho scoperto, no. Però ho notato una cosa. Io ho qualche teoria a riguardo. Noi qua vediamo, se non mi sbaglio era qua, no. No, era ancora più indietro, comunque sempre poco più indietro. Nel video precedente avevamo visto un dipinto sul muro. Ora mi sfugge il nome. Che stava ad indicare, o meglio, c'era disegnato un ragazzo, un uomo, una persona, e davanti a lui, sul ponte che volava, uno spirito, penso, bianco e rosso, come i nostri vestiti. Ora non so noi cosa siamo, chi siamo, non so niente. Avvicinandoci, si illuminava. Urlando o cantando non succedeva comunque niente. Qua ci troviamo davanti un ritratto sempre sulla pietra, un dipinto sulla pietra che rappresenta qualcos'altro, ma questa volta cantando si illumina e noi possiamo vedere della gente che sembra pregare, una persona che sembra un re, ha una corona in testa, che sembrano pregare verso la torre che noi vediamo se usciamo. La torre più alta ha quella stessa forma, ha la stessa lo stesso buco simile a una serratura che vediamo sempre qua nel ritratto. Quindi io credo che loro preghino, insomma, o quella torre o qualcosa che sta all'interno, come se fosse un dio o un qualcosa di comunque estremamente importante. Noi non parliamo per il momento e non so se parleremo. Sono curioso di sapere se prima o poi parlerà il ragazzo. Ci immergiamo intanto. E lo stalker che abbiamo incontrato qualche volta, quell'essere completamente nero con la tunica rossa, se parlerà, se noi dovremmo capire la storia tramite questi disegni e come sarà la storia. Allora, qua non sembra esserci nulla comunque. Abbastanza vuoto. Quindi perché fare un passaggio del genere? Magari ci servirà più avanti, anche se non immagino il motivo. Noi ce ne andiamo allora. Controlliamo prima di andare avanti se c'è qualcos'altro qua vicino. Non vedo niente purtroppo. La luce non è molta. Si è fatto anche buio.
Allora, saliamo, 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 eccoci qua. E andiamo ad infilare la nostra chiave senza doppi sensi. Anche se ci sta parecchio. Ecco qua lo stalker con la nostra volpe cane, volpe che abbaia come un cane. Ok, infiliamo la chiave. In questa sfinge con la testa da. Sono scomparsi entrambi. Con la testa da gufo quasi. Che si trasforma in scala. Ok, ho visto qualcosa di particolare. Il re. O quello che presumo essere il re o una regina, magari. A sinistra che piange. E un ragazzo, sempre scuro di carnagione. Allora, noi siamo scuri di carnagione. Abbiamo questo foulard, questa sciarpa rossa. E lui, ok, che sono tutti rappresentanti scuri, ma ha la stessa sciarpa comunque. Noi cantiamo e si illumina la corona del re, le stelle sullo sfondo, la sciarpa sulla destra e le conchiglie. Andiamo avanti, vediamo cosa c'è. Ci stiamo avvicinando, ecco qua la torre, quello che presumo essere il punto, il punto in cui la storia, converga. Non trovo assolutamente le parole. Mi impappino, ma spero di essere chiaro. Attraversiamo questo ponte sopra il mare. Intanto vedo il framerate che fa qualche bizza. Qualche scherzo. Spero non si veda troppo nel video. E siamo entrati. Siamo entrati, ora saliamo le scale. La prima è andata. Il primo gradino è andato. Saliamo un po'. Arrampichiamoci. Chissà cosa ci sarà in cima. E chissà perché in quel disegno sul muro loro sembrano pregare. Sotto questa torre. Chissà cosa ci aspetta. Siamo quasi arrivati. E eccoci qua. Una luna che vediamo girare. Quello che ci circonda. Alberi. Oh, una palla che si muove. Siamo sempre più vicini alla torre. Io convinto che già fossimo in cima. Che stupido. Una stella. Tante stelle cadenti. Interessante comunque. Allora, tu giri. E io posso spostare questo piedistallo con la statua, no? Facciamo scappare il gabbiano. Già che ci siamo, approfittiamone. Ok, posso spingere. Ah! No! Fantastico! Questo marchingegno, questo macchinario, questa palla. Decide. O meglio, tramite questo possiamo decidere. Se far giorno o notte. Non possiamo spostare nemmeno questo. Però dobbiamo fare qualcosa per far ricreare questo ponte. Ma come? Come facciamo? Allora, io posso salire? Qua ovviamente no, ne ero sicuro. Ah, invece sì, benissimo. Magari possiamo vedere qualcosa in più. No, non possiamo. Tu che hai ripreso a girare.
cosa devo fare però? Magari portandolo indietro se succede qualcosa. Ma ci spostiamo molto lentamente. Ho sentito vibrare il controller. E si illumina. Si illumina questo. Questa cosa che penso si simboleggi una porta, una grande porta. Però come faccio a far illuminare anche l'altro? Oh, ovvio. Abbiamo proiettato la nostra ombra davanti a non so, a quel coso che non so come chiamare. Ovvio. Veramente ovvio. Anche se a dire la verità non molto. Bisogna pensare bene prima. Ecco quel nostro ponte. Osservando comunque bene possiamo vedere che se noi cambiamo da notte a giorno, l'ombra si sposterà, l'ombra proiettata dalla statua, fino ad entrare a posizionarsi in questo punto. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Solamente fare la stessa cosa. E ci ho pensato soltanto adesso. Prima no. Sono salito così per vedere se sarebbe successo qualcosa. Ed è successo. Siamo riusciti a ricreare il ponte, a risolvere l'enigma. La porta si illumina. Quell'essere se ne va e scomparirà, e la volpe con lui. Ora, appena girerà l'angolo scomparirà, ne sono sicuro. Ed infatti non c'è più. Questo sembra essere un trono, però rappresenta una persona o un dio, il dio di queste persone probabilmente. Dove vai? Oh, si illumina tutto. Ma dove sei andata? Ah, ok, benissimo. Dai, ce la facciamo? Ce l'abbiamo fatta. Prima che si richiudesse il passaggio. Cantiamo, almeno si illumina di più il posto. E noi... Cosa sono queste cose, però? Una chiave. Una porta. Si apre così, semplicemente. Convinto anche questo fosse un altro enigma da risolvere. Dove siamo? Io non voglio andare troppo avanti ora. Ho visto in alto a destra che c'è stato il salvataggio automatico. E voglio ripartire da qua nel prossimo video. Quindi io direi di fermarci qua, di salutarci. Non voglio far durare troppo questo gioco perché mi sembra comunque straordinariamente bello. Anche se un po' macchinoso. Noi vediamoci al prossimo episodio. Se vi è piaciuto mettete un like, commentate e sostenetemi. Mi raccomando. Alla prossima.